FIFA Interactive World Cup 2010, la FNAC di Milano, l'ultima tappa, una tappa piena di emozioni come ci aspettavamo, perché qui ci sono i migliori giocatori di FIFA 2010 italiani. Abbiamo visto anche un guest star venire da Dubai, direttamente il nostro Mu, che è stato eliminato da Roberto Garrapa dopo una partita davvero al cardiopalmo. Dopodiché sono successe molte altre cose, molti altri colpi di scena che ci facciamo raccontare direttamente dai protagonisti. Partiamo con il terzo arrivato, che è proprio il nostro Roberto Garrapa nazionale. Ciao Roberto, ti vediamo molto provato, raccontaci un po' la tua giornata, dalla felicità di aver eliminato uno dei favoriti, tra l'altro perché il campione arabo era davvero davvero bravo, e poi la delusione di aver perso alle semifinali. È vero, è stata così, è stata dura con l'arabo, ci ho creduto, poi dopo mi ha scaricato la tensione, ho sbagliato a affrontare la semifinale, è troppo molle, è giusto così, a volte si perde anche in questo modo. Succede certe volte che l'overboost di felicità dovuto da un grande match, poi nei quarti a sorteggio, quindi sei stato anche sfortunato se vogliamo, poi si tramuti invece in un calo della tensione che invece è fondamentale per poter gestire una partita ad alti livelli. Roberto, sta di fatto che sei comunque tra i migliori in Italia, lo sappiamo, e sicuramente ce ne darai ancora modo. Un rammarico di non essere a Barcellona? Un rammarico, sono stato tre volte con la FIFA Interactive, questa volta non ce l'ho fatta. Amen. Tra l'altro scaricate la finale tra Roberto e il nostro guest star di Dubai, lo troverete sicuramente su YouTube perché le caricheremo. Come parola chiave utilizzate pure FIFA Interactive World Cup 2010. Grazie Roberto per essere stato con noi, passiamo direttamente... Ah sì, è vero, dobbiamo premiarti, che stupido. Ecco qui la medaglia di bronzo. Che cavolo. Il terzo arrivato della FIFA Interactive World Cup 2010, Roberto Garrapa. Passiamo al secondo arrivato, che si chiama Ivan. Eccolo qui, anche lui ha fatto fuori davvero i più grandi, e poi in finale è successo qualcosa, facciamocelo raccontare. Vincevo 3-1, mi sono emozionato, si può dire. Ho perso la partita dalle mani. Molta delusione, però è andata così. È davvero affranto. Tu vieni da Reggio Emilia, vero? Ti ho visto alla tappa di Modena. Insomma, non hai praticamente niente da recriminarti perché sei arrivato fino in finale anche battendo dei nomi blasonatissimi. Sarà per il 2011? Non lo so, perché sinceramente mi sono ritenuto abbastanza fortunato fin qua. Addirittura, ma insomma per noi non è così. Comunque bravissimo, ecco per te la medaglia d'argento per essere arrivato secondo alla FIFA Interactive World Cup 2010, una medaglia che sicuramente vale per qualsiasi giocatore di FIFA italiano. Grazie mille Ivan, il secondo classificato della FIFA Interactive World Cup 2010. Passiamo al primo, che è già stato intervistato anche dal delegato FIFA. Mattia viene da Roma, com'è Mattia? Sono molto contento e vediamo cosa fare a Barcellona. Lui tra l'altro è una figura di FIFA molto conosciuta, ha partecipato e ha difeso i colori italiani anche ai World Cyber Games, ma su piattaforma PC. E insomma, andrai a Barcellona, difenderai i nostri colori, ti farei valere. Adesso inizia per te una sessione di allenamento. Sì, sì, mi impegnerò molto e spero di trovare nuovi trucchi per poter battere i stranieri. I stranieri che sono molto ferrati, anche se gli italiani si sono sempre molto ben difesi, essendo il calcio il nostro sport nazionale. Allora, per il vincitore della FIFA Interactive World Cup 2010 italiana c'è una super coppa che viene consegnata da Nunzia e da Rosti. Preghiamo di tirarla in aria, attenzione però al soffitto. Facci vedere quanto è pesante. Mattia, torni a Roma, hai vinto anche un televisore LCD Sony da 40 pollici, insomma, che dire, congratulazioni, buon rientro a casa e soprattutto a Barcellona, mi raccomando, difendi i nostri colori. Mattia, il vincitore della FIFA Interactive World Cup 2010, finale italiana.